dunque sono davvero gli ultimi giorni di campagna elettorale. Domenica 10 gli abruzzesi andranno al voto per scegliere il nuovo presidente della regione e anche naturalmente il consiglio regionale. E allora si susseguono gli arrivi dei big della politica nazionale nella nostra regione. Oggi è stato anche il giorno, oltre al ministro Valditara in mattinata, poi è arrivata Giorgia Meloni, la presidente del consiglio, prima a Teramo e ora a Pescara, dove è in corso una manifestazione di tutto il centrodestra. Infatti con la Meloni ci sono Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi, Matteo Salvini e Antonio Tajani, che credo stia parlando in questo momento, ma ci dice tutto in diretta da Piazza Salotto a Pescara, Luca Pompei. Luca, buonasera, mi senti? Buonasera Marina, e proprio in questo istante sono saliti sul palco i big, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani. Ha iniziato tra l'altro anche un po' a piovere qui su Piazza Salotto, una piazza gremita qui per ascoltare i big della politica, tutti riuniti qui a Pescara, e all'Abruzzo, al centro della cronaca politica nazionale, con tutti i media nazionali presenti per un appuntamento storico. Mai tutti i leader di tutti i partiti di una coalizione si erano riuniti e compattati intorno al candidato presidente Marco Marsiglio. Proprio in questo istante sta per prendere la parola Matteo Salvini, ministro, vice premier e ministro delle infrastrutture, nonché leader della Lega. Possiamo ascoltare già dalle riprese del nostro Alberto Capo, possiamo sentire l'inizio del discorso di Matteo Salvini. Tre ragionamenti, non ha parlato tanto Marco di quello che si è fatto in 5 anni d'Abruzzo, sono orgoglioso del contributo che donne e uomini della Lega hanno dato. Però faccio 2 o 3 riflessioni in più, perché domenica si confrontano 2 idee di Abruzzo, d'Italia e di Europa diverse, a Pescara, all'Aquila, a Chieti e a Teramo. Un esempio: per una certa parte politica a sinistra le forze dell'ordine sono un problema, per me le forze dell'ordine sono la spina dorsale di questo paese. E guai a chi mette in discussione le nostre forze dell'ordine, donne e uomini in divisa che garantiscono la nostra libertà e la nostra sicurezza. A differenza di qualche, state leggendo sui giornali in questi giorni uno scandalo che non ha precedenti nel dopoguerra, secondo l'accusa qualche funzionario dello Stato che per giorni, per mesi, per anni, pagato da voi, pagato da noi, pagato dai contribuenti italiani, spiava migliaia di persone giorno e notte nella loro vita privata, nel loro conto corrente, dando informazioni illegali a magistrati e a giornalisti di sinistra. Neanche in Unione Sovietica succedeva una roba del genere. È una vergogna su cui dobbiamo chiedere, non da politici, da cittadini italiani, chiarezza. Chi pagava, chi ordinava, guarda caso per attaccare in stragrande maggioranza una certa parte politica. Io penso che noi e voi come popolo italiano dobbiamo pagare dei funzionari pubblici per servire questo paese, non per infamare, e quindi non so cosa faranno gli altri. Io personalmente, non da vicepresidente del Consiglio, non da segretario della Lega, ma da cittadino italiano, da libero cittadino italiano che vuole vivere in un paese libero, Matteo Salvini denuncerà in tutte le procure della Repubblica Italiana questa vergogna che non può ripetersi. Andare a spiare padri e madri di famiglia. E vedremo se qualcuno sapeva, se qualcuno ordinava, se qualcuno voleva e se qualcuno ne approfittava. Differenza di stare al mondo. Un'altra profonda differenza, e ringrazio la Regione Abruzzo che più di tante altre regioni italiane da questo punto di vista si è distinto. Per noi la famiglia
Per me la famiglia non è un concetto superato. Per me la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà. E i bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. L'utero in affitto è una schifezza universale. E genitore 1 e genitore 2 sono una presa in giro per quella che è la nostra storia e la nostra cultura. Ultime due riflessioni. Ho avuto l'onore nelle scorse settimane di incontrare gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori abruzzesi. Qua il popolo abruzzese ha due chance: uno, vincere domenica 10 marzo le elezioni regionali; due, vincere le elezioni europee domenica 9 giugno per lasciare a casa quelli della carne sintetica, degli arrosti. Sì, non so se mi sente come Luca. Sentite, Matteo. Sì, sì, Luca, ti sento, come adesso sentite, ti sento. Matteo Salvini. Sì, visto sì, che dopo Salvini immagino Sì, dopo Salvini ci sarà l'intervento di Giorgia Meloni, che è già salita sul palco e ha salutato il pubblico, anche se qui continua a piovere. Ancora tocca temi locali, leader della Lega, ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini. Ci risentiremo casomai prima della chiusura del nostro telegiornale per proporvi anche uno stralcio dell'intervento di Giorgia Meloni, che dovrebbe avvenire da qui a poco. La vita fatta tutta di problemi da risolvere, di aerei da prendere, di cose da fare, e nella quale non mi rimane nient'altro ogni tanto tornare qui per riprendere dalla piazza la benzina della quale ho bisogno per andare avanti fino alla scadenza successiva. Ricordarmi per chi e per che cosa lo sto facendo. Io vedo che piove tanto, per cui non farò l'intervento che avevo immaginato nella mia testa. Voglio ringraziare Marco Marsilio. Voglio ringraziare Marco Marsilio perché quando 5 anni fa noi l'abbiamo candidato alla presidenza dell'Abruzzo, vi confesso che io ero recalcitrante. Fratelli d'Italia era un partito ancora piccolo, per me era un problema privarmi di una persona così capace e così competente. Marco prima l'ha raccontato. Venne da me e mi disse: Giorgia, io voglio tornare a casa, voglio dare alla mia terra qualcosa di quello che ho avuto grazie a quello che i miei genitori hanno fatto per farmi crescere. Alla fine mi ha convinto, perché quello è abruzzese, è testardo, è tosto. Insieme abbiamo convinto il resto della coalizione e con Matteo, con Antonio, con Silvio Berlusconi al tempo, con Maurizio, con Lorenzo, con tutti gli altri abbiamo convinto gli abruzzesi. Marco 5 anni fa ha fatto un'impresa che era essere il primo presidente di regione di Fratelli d'Italia. A me piacerebbe che oggi facesse un'altra impresa: essere il primo presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere confermato per un secondo mandato. E l'Abruzzo ha bisogno di questo, perché quello che è mancato in questa regione era una strategia per il suo sviluppo. Non siamo venuti qua 5 anni fa a proporre soldi facili per tutti, a dire che avremmo fatto una versione abruzzese del reddito di cittadinanza o altro, perché ci sono due modi per rispondere al divario tra nord e sud, tra la costa adriatica e la costa tirrenica. C'è il reddito di cittadinanza e ci sono le infrastrutture di cittadinanza. La prima risposta è la risposta che ti dà chi ti dice in fondo: guarda che non posso migliorare la tua condizione, io non posso fare niente davvero per il tuo sviluppo, posso cercare di mantenerti in una condizione che però è di marginalità. Le infrastrutture di cittadinanza sono la risposta di chi sa che queste terre, con gli investimenti giusti, con la strategia giusta, hanno solamente voglia di dimostrare il loro valore, di competere ad armi pari, ed è quello su cui ci siamo messi a lavorare, è quello su cui Marco si è messo a lavorare, con l'allungamento della pista dell'aeroporto di Pescara, che consente i voli intercontinentali, che consente anche quel turismo di ritorno per tante aree interne di tutti quegli abruzzesi che io incontro in tutto il mondo, vi dico la verità, sono ovunque, e
magari hanno voglia di tornare a casa, di visitare i luoghi dei loro genitori, dei loro nonni, e questo porta ricchezza su questo territorio.